Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Un breve video per spiegare un concetto. Talvolta, quando prescrivo farmaci che siano deputati a migliorare l'erezione nell'uomo, quindi inibitori delle 5-fosfodiesterasi che impediscono la degradazione della GMP, prescrivo farmaci come ad esempio il tadalafil. E questo nome talvolta non è conosciuto dal paziente e mi chiede che cosa sia. Tadalafil è la molecola attiva, il principio attivo del famosissimo Cialis. Quindi, Cialis, tadalafil generico, tadalafil galenico è la stessa cosa. Qual è la differenza? Il Cialis è prodotto da un'azienda, anzi, per onestà, diciamo che adesso è prescrivibile e vendibile anche il Telefil, che è corrispettivo del Cialis prodotto da un'azienda italiana, sicuramente competitivo anche a livello di costi, con anche il tadalafil generico prodotto da altre aziende. Dopo che il Cialis ha perso dopo 10 anni la licenza, alcune aziende hanno iniziato a produrre la molecola con veicolanti più o meno simili. Come anche il tadalafil galenico. Cosa vuol dire? Il prodotto galenico è appunto prodotto e confezionato dalla farmacia galenica, che ne ha le autorizzazioni e quindi produce essa stessa il farmaco, chiaramente con un abbattimento dei costi notevoli. Non sono qui a sponsorizzare una o due di questi tipi di vendita, però sicuramente il galenico ha dei costi nettamente inferiori. Poi è chiaro, ognuno di noi sceglie la bontà del prodotto, la sua risposta. Sono delle terapie che hanno delle risposte soggettive. Comunque, ecco, sappiamo che il tadalafil è il principio attivo del Cialis, quindi dire Cialis, dire Telefil, dire tadalafil generico, dire tadalafil galenico è la stessa identica cosa. Beh, mi sono permesso di fare questo brevissimo video perché talvolta si danno per scontato concetti semplici che invece giustamente devono essere conosciuti, anche perché ogni volta che si prescrive il tadalafil, o almeno io personalmente, chiedo sempre comunque al paziente di avvisare il proprio cardiologo di fiducia, perché ci possono essere degli effetti sommatori in una persona che è già in trattamento con farmaci cardiovascolari, per cui magari il cardiologo sarà in grado di integrare questa molecola in una terapia cardiologica. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.